Aziende calabresi potranno produrre mascherine di tipo chirurgico, il tutto grazie all'autorizzazione pervenuta dall'Istituto Superiore di Sanità con la consulenza del gruppo Mask Task, Unical Team dell'Università della Calabria. Abbiamo dato una risposta a delle richieste da parte di alcune aziende calabresi che si sono messe al lavoro per produrre dei dispositivi medici, delle mascherine di tipo chirurgico, però si sono trovati davanti una legislazione, quindi le richieste dell'Istituto Superiore di Sanità di alcune analisi che dovevano essere fatte per ottenere questa autorizzazione. Allora noi abbiamo fatto una rete tra i vari laboratori dell'università e alcuni laboratori anche all'esterno dell'università e abbiamo quindi raggiunto l'obiettivo di fare queste analisi necessarie per ottenere questa autorizzazione. Ma devo dire che oltre alle aziende calabresi ormai siamo diventati un punto di riferimento un po' per tutto il sud Italia, ci sono aziende campane, lucane, di tutto un po' il sud Italia, ma anche dalla Lombardia e dal Piemonte che ci inviano le loro mascherine, noi le analizziamo e mandiamo questo dossier all'Istituto Superiore di Sanità per ottenere l'autocertificazione. Insomma, la sicurezza dei calabresi e degli italiani passerà anche dall'Università della Calabria. Noi ci siamo messi a disposizione, un po' è la terza missione della nostra università, cioè metterci a disposizione per ottenere un miglioramento delle condizioni sociali, politiche, economiche dell'università. L'abbiamo fatto con piacere e penso che adesso queste quattro aziende sono in grado di produrre, pensi, 200.000 mascherine al giorno, e quindi possiamo dire che con queste aziende la regione Calabria riesce a essere anche autosufficiente per quanto riguarda le mascherine chirurgiche. Aziende calabresi, oltretutto che in questo momento hanno deciso di sobbarcarsi di notevoli investimenti. Per riuscire a produrre questi tipi di mascherine e devo dire anche si sono sobbarcati molti costi perché il problema più grosso che è uscito anche nell'incontro che si è avuto oggi alla Regione Calabria è che i prezzi delle materie prime sono veramente adesso andati alle stelle, quindi per loro non è facile rimanere sotto il tetto delle 50 centesimi a mascherine perché le materie prime, appunto, ripeto, sono veramente schizzate alle stelle.